Benvenuti nel mio studio, che è, questo è la palestra della musica. Ma perché si chiama la palestra della musica? Perché? Perché oltre alla musica abbiamo anche la palestra, perché la palestra fa bene alla mente, fa bene, libera, no? Cioè il muscolo praticamente la barra di trazione. Quello che è la palestra, quindi abbiamo la barra di trazione, abbiamo la panca scotto, come potete notare, questa è l'ultima arrivata. Voi vi chiederete che cazzo è? Ma molti di voi ragazzi, maschi, saprà chi è la barra di panca scotto. Noi vogliamo vedere una dimostrazione di ogni attrezzo. Ah, okay. Allora, qua abbiamo il tapirulan, come potete vedere, il tapirulan che va giù da solo. Wow. Effetti speciali. Siamo qui. Non si scherza. Wow. E quando corro c'ho Big Fat davanti. Ah, guardate lì il porta iPad. Per vedere i filmati, filma. Per vedere i film. Che mi dicono, dai, corri cazzo, dai tutta l'anima, dai, capito? Io corro tutta l'anima. Poi, per quando ho finito, tiro su con una manina. Guarda, è tutto ammortizzato, ok, questo. Poi, panca scotta. La panca scotta serve per i bicipiti. Quindi ci si mette seduti qui, si prendono i pesi e questa è la posizione per fare questi. Ok? Panca squat. Poi, panca squat, andiamo sulla panca bilanciera. Multifunzione. Che se uno piace fare un po' di numeri, con questa non è male. Potrebbe fare la vendita online. Allora, poi abbiamo bilanciere per i pettorali. Vediamoli. Abbiamo i vari pesi. Per vedere i pettorali. Vediamolo. Vediamolo. Due pettorali, se vediamolo. Vedere. No, ce la facciamo. Dai, su. Uno. Ti vogliamo vedere appeso sulla barra di trazione. Allora, bilanciere. Poi ci spostiamo. Ah, abbiamo chiaramente. Questo per fare il culo, però step glutei. Per fare il culo, i glutei. È importantissimo quello. Poi abbiamo le maniglie dell'amore essenziali. Per mettersi qui così e fare le flessioni. Vogliamo vediamo le flessioni. Vi faccio vedere una flessione una, sola. Una. Allora, la flessione io la faccio su un piede solo e su dovreste farla anche voi. Guardate, si fa così. Si mette il piede così e si fa. Wow. E si va su. Che uomo. E si va giù. Che uomo. E si va su. E si va giù. Davanti alla panca multifunzione che fa i numeri. Esatto. È un Rambo. Ok? Va bene? È mantenere la schiena eretta. Mastrolino tutto è eretto. Tutto eretto. Retto, soprattutto. Ok? Poi abbiamo i bilancieri con i diversi pesi. 5 kg, 7 kg, 10 kg e via andare. Poi abbiamo la barra. Scusate, ogni tanto digerisco. Abbiamo la barra di trazione. Oh, questa la vogliamo vedere, vai Sergio. La barra di trazione. Vai Sergio. Siccome non ce la facciamo perché non siamo alti come l'altezza è questa. Allora ci si aiuta. Allora. Non ci credo. Proprio perfetto. Vedete qua? Si mettono le gambe così si va su. Poi si va su. Il cheesecake. Occia la testa, la bistecca. Poi si va giù. Ma... e si sta giù perché dopo aver bevuto il cannonau. Cannonau. Ecco. Ecco. Qual è questo? Questo è. Posso... e così cosa hai fatto te? Posso terminare? Bicipiti ho fatto. Il circuito. Trapezi. Ah, i trapezi. E i bicipiti anche? Qua, poi, i bicipiti li fai così. Come? Fai vedere? I bicipiti li fai così. Metti così. Questo momento si deve avere tu nella fine. Schianta la barra di trazione, non li tengono che i quattro tappi. Ma gli addominali alla barra di trazione. Ma scusa, la barra di trazione, la presa dovresti farla larga però. A destra, una a destra, una a sinistra. C'hai i gansi per le gambe? No, per le gambe fa. Non puoi appenderti. C'hai i gansi per le gambe? Le spalle larga. Quello fa, eh? Si fa i bicipiti alle spalle. Quello è eccezionale. La presa larga. Poi manca il sacco. Sì, c'è il sacco. Bisogna appenderlo a far vedere. Dai, una dimostrazione del sacco. Dove si sente? Esatto. Di sopra? Sotto? Allora, questa ragazzi, questa si fa anche così. Gli addominali. Gli addominali. Ecco, per gli addominali qua, questi. Laterali. Questa fascia qui. Le dita qua.
le manigliette dell'amore. No, qui ci sono dei muscoli? Sì. Intercostali. Intercostali. Ti fai questi. Quelli. E ti fai questi. La V, la famosa V. E te la fai così. Quella è il, faccio il massimo. Vedere. Vogliamo V per vittoria. Vogliamo. Vai. Cazzo, vai, sì. Cosa dovete fare? Sei tutti noi. Che cazzo fa averla così bella? Allora, la così V. Fate, guardate, così. Op, giù. Op, giù. Op, giù. Mi sembra un po' checca. Giù. Questi... Fai la faccia, prendi davanti, la faccia di Virgilio. O se no dovete mettervi gli alzare le gambe. Ma perché c'è il fiatone? Ecco, dritta. Fai davanti. È quello che fa lo spacchettino. È la bistecchino. Mi sta ammazzando. Poi quando avete finito, vi faccio suonare. Vedete qua. Mi piace questa. Bella sta chitarra, bella. Bella, tra mandoline, una chitarra. Bravo. È micro. Questa qui è la mia chitarra da viaggio. La micro machine. Che scordata. Ha sentito subito che ricordava appena tornata. C'era anche la penna inserita. No, mezza cordata. Mezza cordatina. Oh, dopo la raccolta. Una volta finito di suonare, andate a farvi il vostro tapirulan, vi ho fatto vedere prima. Cazzo. Vi fate una bella camminatina di mezz'ora alle diverse velocità che sceglierete voi, chi vi piace più vi soddisfa. Camminare, non correre, camminare. Camminare, come se tu camminassi. Una fai una camminatina un po' velocina. Poi con lo stuzzicadente o anche con lo stuzzicadente. Perché fa di più, vero? Certo, cosa che perché non mi piacciono cose storte, mi piace. Così. Poi, finito i vari esercizi, dopo due ore di allenamento, fate lo stretching. Oh, lo stretching dovete mettervi così, ragazzi, perché voi non sapete che cazzo dovete fare. Dovete mettervi così, prendere le caviglie e stare così, per 30 secondi. Uniti. Così, 30 secondi così. Lo fate per tre volte, poi mollate, 10 secondi, ancora altri 30 secondi. E lo fate per tre volte, dopodiché... fate il polpaccio, vi tirate il polpaccio e i quadricipiti così per 30 secondi. Wow, guarda come tira il polpaccio, guarda così 30 secondi. Finite questo e poi fate questo sinistro così per 30 secondi. Dopo l'ultimo, chitarra elettronica. Quella l'ultimo, fate così, vi lasciate andare così. Oh, quello è questa, è una figata quello. Perché qua sentite tutti i miei anelli della schiena che si lasciano andare e lì cresci di 3 centimetri e lì così. cresci lo fate, sì, poi fate pausa, quasi tocca per terra, guarda. Pausa. Sono andato a terra. Oh, ma che fermati, io sto diventando più, poi ritorno, faccio riposo 10 e secondi, si riabbassa, guarda, e mi riappendo abbassa. Di nuovo e sto così per altri 20 secondi. Ah, quei bambini che vanno intorno a casa con e poi ritorno così, ecco fatto. Poi chitarra fatto, poi suono il basso. Oh, quella mi piace. Vai con questo. È basso. Basso mi piace. Qua sono qua. Amplificarlo? E questo è. Oh. La passata dura. Amplifica. Stefano vuole il volume. Voglio un po' di volume, certo. Dai, attacca la cassa. Poi finite col basso. Stretching. Appoggiate il basso. Vi mettete qui. Oh. Pianola. Posizione pianola. E suonate la pianola.
sono e componete. Quindi la rimettete qui. Chitarra acustica. Oh. Tutte. Ce le ha tutte. Oh. Questa suona finalmente. Questa suona finalmente. Perché colpaci? Sì, niente. Si inventa tutto. Si sta levando, si sta levando. Silvia. Finita la chitarra, ragazzi, potete andarvene tutti a pecca.